E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nell'episodio domenicale della serie Il Bel Paese. Quindi innanzitutto buona domenica e ben ritrovati qua sul canale. Ringrazio come sempre tutti gli iscritti, tutti gli abbonati e tra l'altro oggi appunto da ringraziare ho Riccardo Rustichelli, Alex Albanello, Koga e anche il ritorno di Michael Pacini, quindi vi ringrazio. Nonché dell'impresa boschiva Rodigare, che mi piace sempre ricordare chiunque va e viene, insomma mi fa piacere quando registro la voce sopra il video e riesco a fare ciò perché ho la lista nella serie in Trentin, non posso, un po' più complicata la faccenda. Comunque detto questo, anche oggi andiamo a guadagnarci un attimo una pagnotta perché, come avete visto, la serie si è come resettata e mi ha fatto bene e ho visto e sono contento che è piaciuta questa idea anche a voi, perché sì, non ce la facevo più, nel senso, a portare un qualcosa che sì, faceva bene a voi, faceva bene a me perché comunque provavo una mod nuova eccetera, però non è una serie del Nico, perché come vi ripeto, in sintesi, a me, come è successo anche nella vita reale, insomma, mi piace le cose sudarmele, e quindi per via di video sono sempre partito con conti e, come dire, estratti conti sempre non in rosso, anzi in verde proprio acceso come un evidenziatore, soldi qua, soldi di là, tutti gli attrezzi e mezzi che servivano. Invece no, e qua voi direte: cosa fai adesso qua la seconda puntata con un Doiz? Ma come avete visto è una missione in un campo vicino, nerpicata veloce per guadagnare un po' di skei e per la scusa anche di provare questo Doiz, perché sinceramente non so quante volte mi abbiate visto su trattori moderni e nella fattispecie sul Doiz. Io me lo ricordo una, due volte al massimo, non so voi, dipende da quanto seguite il Nico e da quanta memoria avete, però noto sempre che la maggior parte di voi che segue, alcuni oramai seguono veramente da tanto, cioè seguono da sempre, si ricordano più cose di me, quindi insomma vi ringrazio anche per questo. Detto questo, come al solito vedremo un attimo le novità del canale velocissimamente, le mod uscite, facciamo due chiacchiere, novità in generale di farming e commento ai commenti. Quindi sì, prima vi dicevo che tanti appunto avete apprezzato il ritorno del Nico alle origini, agli albori, di dover proprio partire e sudarsi le cose, quindi ci tengo dopo a rispondere ai commenti perché ce ne sono veramente di importanti, di interessanti e basta. Quindi iniziamo subito, togliamoci un attimo di mezzo, oltre che qua nel campo, anche il discorso video usciti. Vabbè, durante la settimana vi siete persi in caso due shorts, di cui uno era della serie in Trentin, robe vecchie, l'altro era lo spoiler di questa puntata di oggi, quindi ecco perché avete visto quello shorts con il Doiz. La serie in Trentin, ovviamente nuovamente tra le serre col Fiat a portare un po' di cippato, e un forestale con lo Steyr e anche il Ponce, che non so perché, però la parte forestale probabilmente non la digerite così tanto, perché lo vedo proprio dall'indice di gradimento, insomma, anche banalmente le visual. Forse dovete recuperare il video, non lo so, però chissà, pazienza, io lo dico per notizia, però quelli che hanno visto gli è piaciuto tanto e sono contento. Mod uscite durante la settimana, qua sono più gli update in realtà che neanche le mod che sono uscite, quindi, ma vabbè, cose da vedere, da dire, quelle degli update stavolta non nomino neanche perché non è che ci sia chissà cosa. Vedo come al solito di posizionabili anche dei cancelli interessanti, si chiamano Double Rod Matte Fence Pack di Agrar Modding OST, qualche capanno lì in giro vicino interessante, sembrerebbe carino interessante lo Jungen Heinrich ETV 216i, che poi è lo stesso che ho usato l'episodio precedente, che era quello che hanno inserito a posteriori nella patch, non mi ricordo se la 1.3 1.4, quindi il muletto, quello originale, diciamo quello elettrico, quello proprio utilizzato la volta scorsa, di HR Forst und Fahrzeugbau,
che hanno sistemato un po' la camera di quel muletto, hanno sistemato diverse cose che dovrei provarlo, probabilmente molto meglio dell'originale, che ci vuole poco, però dovrebbe essere molto meglio. E sempre loro, è uscito anche l'iRack Warehouse, che praticamente è un capanno che ha dentro tutti questi scaffali giusti giusti, stretti e molto alti, stretti insomma, non gli scaffali in sé, il corridoio fra gli scaffali per passare dentro con quel muletto lì, che li hanno anche, mi pare, aumentato un po', e mi pare lo sbraccio, però capite insomma la movimentazione della colonna del muletto, però non sono sicuro, quindi vi consiglio di provarlo. Poi novità, mi ha molto colpito la Lizard, anche se Lizard purtroppo è una seminatrice per le canne da zucchero, anche se non ne faccio mai, però a vederla lì così ho detto cos'è questa cosa molto particolare, sembra che abbia una cabina, però vabbè, mi ricorda un po' i camion dei pompieri americani che hanno la cabina dietro, che ho ancora da capire se serve a qualcosa, perché c'è sempre su uno col volantino, non so se sterza, perché sarebbe tipo il semirimorchio, se qualcuno sa magari me lo dica, perché sono curioso. Altre cose interessanti, ovviamente la Cressoni Compact di SMI Modding, finalmente è uscita, ve l'ho mostrata qua nella serie e lì proprio ve l'ho mostrata al negozio, ma mi sarebbe piaciuto farvela vedere in opera, ma ripeto, bisogna che sia il periodo giusto anche nel gameplay, ecco perché vi dicevo insomma che dai, comunque ho voluto riniziare. Alcune mappe, Griffin Indiana, Bakuri Farm, però sono particolari, devono piacere, devono tra virgolette servire, altrimenti possono restare dove sono. Di Universimu Modding, di container da IT Runner, per capirci, carini, interessanti. Da Caleruega Modding Design, l'amico nostro spagnolo che ha portato sempre il Camara, stavolta ha portato il Rigual LB65T, molto carino, molto interessante, molto, anzi proprio pensando, davvero carino, interessante, sono contento di vederlo e spero che i berretti verdi si ricordino di questo rimorchio. Il Brantner TA 16051XXL di Agrar Design Austria, interessantissimo, il Brantner gira da secoli su farming e se domani dovessi avviare una carriera sandali con i calzini probabilmente sarebbe il primo rimorchio che compro, a meno che non esca il Fortuna 200 lì, quello di famoso di BM Modding, anche lì ho un sacco di ricordi. L'amico JM, Garcia, ha portato un Los Antonio su un più che un coltivatore, sì, è nella categoria coltivatori, sembrava quasi un arieggiatore, però un coltivatore da 5,30 m, saranno 340 cavalli, insomma, interessante, nelle due versioni PC console, quindi ve lo consiglio. Poi cosa vedo? Player Change Cover State di Dmod Passion, che da quello che ho capito dovete essere a bordo del rimorchio per mettere o togliere il telone del rimorchio, non dalla cabina, schiaccio un tasto e copro, capite? Quindi interessante. Poi varie altre cosette, ma non vedo nulla di proprio da dover proprio menzionare. Preferisco invece prendermi per tempo, vabbè, delle novità di farming sono quelle, è uscita, come sapete ovviamente, il Vermeer Pack, ormai adesso siamo a 15 giorni fra un po', però in questo mese, fra una quindicina di giorni, diciamo, esce il DLC, quello dei tubi, per capirci, del liquame, dei rotoloni, capiamoci così. Bellissimo, interessantissimo, non vedo l'ora che esca, spero di poterlo vedere con calma, insomma, i tempi sono quelli che sono, però vabbè, voi, secondo me, proprio acquistatelo occhi chiusi, perché sarà spaziale. E a sto proposito vi ricordo sempre, se vi fa piacere, che non vi costa nulla, e inserire il codice partner Nico87 quando andrete a comprare qualsiasi cosa della Giants, gioco, DLC, quello che volete. Detto questo, come al solito voglio arrivare ai commenti di voi abbonati e vorrei iniziare stavolta, perché oltre che essere un commento che mi ha aiutato, anche se il 90% di quello che c'era scritto sapevo e adesso spiegherò, però mi fa piacere perché ha speso del tempo e oltre che per me l'ha speso per tutti, quindi ringrazio Colonist Agri Team perché si è speso a scrivere e spiegarmi anche lui. Adesso salto questa parte magari perché intendeva dire che anche a lui piace sudarsi i mezzi, gli acquisti, giocare realistico, lo si vede nei suoi screenshot, nei suoi video, quindi sì, e
gli faccio i complimenti. Mi piace perché ha scritto: ti lascio un paio di mod per consiglio, sono anche più di un paio. Ve le leggo perché sono importanti. Vehicles System Customizer. Questa fa è perfetta per questa serie, è settabile da XML, sia lo sconto sia il numero di offerte giornaliere. Puoi mettere, che ne so, lo sconto del, ho fatto una percentuale 25-27, e triplicare le offerte al giorno. Infatti l'avevo già nella serie N13 e qua l'ho, vabbè, l'ho reinserita, anche se forse era già dentro. Quindi ti ringrazio, spunta numero 1. La Better Contracts, questa dovreste conoscerla anche voi dal 19, che vi fa pulire la lista dei contratti, aggiungere dei nuovi. Ero un po' indeciso perché secondo me l'hanno scopiazzata da Royal Modding e mi dispiaceva un po' usarla, è come l'unimo, che essendo che è una conversione non l'ho utilizzato, però diciamo che l'ho inserita perché mi fa comodo almeno all'inizio. E vabbè, comunque ti ringrazio. La Combine Experience, questa moda è veramente molto valida, ti cambia anche le produzioni e la semina di granaglie con valori molto più realistici, quindi questa approvata, l'ho inserita, non l'avevo mai, cioè l'avevo vista ma non è che mi interessasse molto, però ripeto, siamo qua per tutti, quindi lo dico anche a tutti voi. Dynamic Field Prices, altra mod che, come quella dell'usato, dice ti fa cercare l'occasione di acquisto di un nuovo appezzamento, magari lontano dalla farm, ma solo perché è l'ottimo prezzo. Secondo me c'entra anche la vicinanza di altri campi, se ne hai già uno, non mi ricordo, però ti ringrazio, questa l'avevo già conosciuta, conoscevo già. La Repair and Setting, visto la velocità e logica di usura di mezzi, potresti allungare al massimo e far pagare un po' meno. Ce l'avevo già inserita, quindi comunque ti ringrazio, perché non potevi sapere se tutte, perché alcune magari, è vero, in descrizione, quelle proprio particolari che non cito, non nomino, ma le ho sotto la partita per conto mio, che stanno lì sotto, diciamo, a, come si dice, a gramolare sotto, allora ce le ho, però non le ho inserite. Poi vabbè, la Trebbia, la 1460 di International, l'avrei voluta ma non in questa serie, da Forbidden Moss, è molto interessante. E poi vabbè, mi dà altri consigli. Comunque veramente lungo da leggere come commento, non offenderti, lo dico a lui, però ve lo lascio, è lì sotto il video, quindi se vi fa piacere andate a leggerlo, anzi ve lo consiglio. E quindi passo ovviamente anche agli altri, ho fatto un piccolo strappo alla regola perché insomma sono cose importanti che aiutano la community a cercare di giocare un po' meglio, perché insomma anche lui stesso mi ha sempre detto porta avanti sempre la tua bandiera, insomma, che mi ha sempre fatto i complimenti, quindi è giusto ricambiare, perché quando ci si aiuta fra noi e per tutti noi, per tutti voi, è sempre giusto così. Ringrazio Nicola Tognato che fa ciao Nicola, ti riconosco, video super apprezzato, continua così. Se la ride il nonno col gilet giallo, mi ricorda qualcosa, più che altro qualcuno, infatti Luca Invernizzi sottoscrive una cosa che non ripeto ma abbiamo capito. Ul Carletto che mi dice che bello iniziare con un nuovo, con questo nuovo ritmo, adesso magari riesci a goderti più farming come piace a te, già che il tempo è poco, ora riesci a divertirti. Io non mi annoio, anzi è veramente molto più interessante vedere come ci si guadagna la pagnotta. Purtroppo anche nella realtà si è persa questa cosa, che le cose ottenute con sacrifici e difficoltà sono quelle con molto valore aggiunto, perché al giorno d'oggi si pensa che tutto dovuto pure facile da ottenere mettendoci poco tempo. Purtroppo è così, io voglio sempre darvi bei messaggi e vedo che moltissimi di voi siete sempre dal mio lato e capite cosa intendo, mi fa molto piacere. Poi fa... sono sempre più convinto che questo canale è per pochi che capiscono la tua filosofia. Ecco, vedi, ho anticipato anche una cosa che ho letto ora, quindi, cioè ho letto ora, che ho riletto ora, perché il commento ovviamente l'avevo già letto, e devo arrivare a rispondere a tutti, sapete che arrivo... devo mettermi in pari e mi sto mettendo in pari. Poi se per caso prendi un trattore vecchio di 15esima mano, mi sono il simboletto dell'MV. Lorenzo, complimenti, della fantastica, mi ricordo il vecchio ritmo dell'Elderbach, vorrei essere bravo come te a giocare. Ti ringrazio per il vecchio ritmo dell'Elderbach, a me piaceva veramente come serie, come tutto, però vabbè, dai, che basta un po' di impegno, sono sicuro che ci puoi benissimo riuscire, quindi vai che sono con te. Simo 4431 mi fa finalmente la vera puntata da domenica, quella rilassante che ti tiene incollato allo schermo, grande Nico, ti ringrazio. Blue Jeans fa sono d'accordo, oggi sembra che siano tutti di picchetto come soccorritori o pompieri, è stata persa la gioia di guadagnarsi i risultati tutto e subito, purtroppo poi su un gioco così dovrebbe avere ancora più senso sudarsi le cose. Comunque vabbè. Fabiaccio, ciao Nico, idea fantastica, anch'io gioco così, sono partito da zero in modalità difficile pagando il debito che è già inizio gioco, però ho comprato il capanno B con l'appartamento al Borgo Piccolo, la daily deduction l'ho scaricata appena uscita e comunque quando YouTube mi carica il video guardo sempre, non mi piace solo ascoltare, voglio vedere cosa combini, ti ringrazio, come qua che cerco di andare senza ripestare sulla bordo campo. Tra l'altro qua è una serie ispirata quasi a lui, perché la serie PAC
che sono pezze al, e non diciamo cosa, sono quelle serie dove non si hanno praticamente soldi. Ringrazio Stefano Raimondo che faccia ogni più buona domenica, ti dico la verità, mi mancava sto modo di vivere a serie, apprezzo l'impegno che ci mettevi, ma vedere che sei tornato ai livelli Excelerva che tanta roba. Personalmente preferisco. Molta invidia nel vedere i cruscotti dei trattori non sgranati, visto che non ho risolto nulla. Mi dispiace. Veramente, perché ti ho detto anche, come dico agli altri, fate risolvere a Nvidia GeForce che dovrebbe risolvere. Però fa, almeno mi fai compagnia pure tu con gli alberi sfarfallanti. Infatti sì, mi sono accorto dopo in post-produzione che avevo degli alberi che sfarfallavano. Ho detto, ma com'è sta storia? Guarda, io non lo so. Comunque, stendiamo un velo pietoso su queste cose. Pietro, ciao Nico, condivido la tua idea. E te se guarda anche con la bici per 20 minuti tranquillo. Hai ragione, il discorso di andare sempre di corsa bisogna rallentare e godersi un po' le cose. In questo caso è un gioco, ma va fatto anche in generale. Per quanto riguarda le mod, beh, ci sono state tante cose belle. Sicuramente l'800, 700, 800, vario TMS, tanta tanta roba. E il Grimme Pack, scrissi l'altra volta il mio pensiero. Infatti sì, perché mi hai detto che è eccezionale per te e sono contento. Gran mister davvero mi fa. Andrea fa... Ecco finalmente ritornato Nico che conoscevo con le sue serie rilassate, che ti fanno contare i giorni che mancano alla prossima puntata per vedere come andrà avanti. Non dico che i tuoi contenuti non siano stati ottimi finora, assolutamente, ma onestamente mancava un po' questo format che è sempre stato il tuo marchio di fabbrica. Ottima e molto originale l'idea di partire da zero, sono sicuro che ne verrà fuori una serie stupenda. Ti ringrazio anche te come tutti gli altri, in tanti mi hanno scritto anche privatamente, altri abbonati, altri non abbonati, insomma, non faccio distinzioni, tutti mi avete scritto, pubblico e privato, nel senso a... essere contenti di questa cosa. Quest'oggi è solo una missione veloce. Spero che, anche se non è durato tanto il video, almeno avete visto una nuova veste su cose moderne che sapete che di solito non utilizzo. Fra l'altro, ho messo anche la Real Dirt, eccetera. Qua il momento importante perché qua ci siamo sudati, anche se non è stato troppo fatica, però abbiamo raccolto un po' di grano, diciamo, di quello verde non granella. Quindi, cari miei ragazzi, penserò alla prossima missione, sperando che sia qualcosa di succulento, vorrei quasi una trebbiatura con vari viaggi, però oramai lo vedremo ovviamente il prossimo episodio. E statemi bene, ovviamente l'ultima cosa da ricordarvi e da dirvi è fei bravi, come al solito, perché questo è l'augurio, diciamo, è l'invito che non può mai mancare. Ciao a tutti ragazzi!